Prima giornata di ritorno tra Spoltore e Alba Adriatica. Al Caprarese Del Gallo si affida allo stesso 11 che ha battuto l'Aquila 7 giorni fa. De Amicis torna nella sua Spoltore, la città che gli ha dato i Natale e che gli ha visto muovere i primi passi da calciatore. Deve rinunciare a Icramellà non al meglio della condizione. Si parte subito con l'Alba in avanti al 10° minuto, angolo di Picone per la testa di Paravati che chiama all'intervento Palena. Passano 120 secondi e Torre, lanciata a campo aperto, si ritrova davanti a Palena, ma un prodigioso recupero di Di Renzo salva gli azulgrana. Di Camillo costruisce una diga davanti alla difesa e Sborgia al minuto 15 strappa la palla dei piedi di un avversario e innesca Selva Allegra, controllo, rientro sul destro e palla sotto l'incrocio dei pali. La risposta dell'Alba è affidata a Passamonti che però calcia sul fondo. Nuovamente Paravati azionato da Torre prova senza fortuna il tiro a giro. Intorno alla mezz'ora azione di Chiacchiaretta per Selva Allegra con il numero 7 che chiude il triangolo. L'attaccante prova a mettere al centro ma la difesa ospite libera l'area di rigore. Si rivede l'Alba su azione di corner spiovente in area per Torre che chiama nuovamente all'intervento il numero 1 di casa. E il primo tempo si chiude al minuto 39 con Selva Allegra che va vicino al raddoppio al termine di un'azione corale. Barduani con i piedi respinge la minaccia. E con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa fuori Pantoni, dentro Icramellà per De Amicis. Al 7° minuto Capitan Fabrizi dalla distanza si distende Palena e respinge la minaccia. Al 10° minuto Spoltore vicino al raddoppio con Nestare accende planamente, conclusione del numero 10 distinto, il portiere ospite si rifugia in calcio d'angolo. Al 16° minuto spettacolare sforbiciata di Paravati su azione di corner con la palla che sfiora l'incrocio dei pali. Ci prova lo Spoltore con planamente su calcio di punizione, chiama nuovamente all'intervento il portiere ospite. E al minuto 27 arriva il raddoppio, protagonista ancora lui, Sborgia, nuovamente il migliore in campo, Colecchia, neo entrato, mette in movimento il numero 9 che con precisione mette la palla all'angolino. Giro di lancetta e Colecchia a tu per tu con Barduani, cestina il 3-0. L'Alba prova a rispondere, ci prova Censori dal limite, ma Palena si oppone nuovamente. Paravati raccoglie un traversone proveniente dalla destra, colpo di testa incrociare, palla a fil di palo. Nuovamente l'Alba che prova a riaprire la gara al minuto 40 sugli sviluppi di calcio di punizione dalla tre quarti, sempre Paravati in corna, ma Palena si rifugia in calcio d'angolo. E al minuto 42 si chiude la partita, contropiede degli azulgrana planamente innesca Colecchia, il neo entrato con un sinistro chirurgico fa 3-0. La gara si chiude con il doppio rosso sul finale di gara per uno scambio di opinioni tra Paravati e Di Renzo e alla fine al triplice fischio finale i tifosi festeggiano con i giocatori.